grande responsabilità che si sentì quando fu chiamato da Ferrari è perché gli dava da guidare una macchina prestigiosa. E di lì iniziò sì la sua felicità, ma anche la sua preoccupazione. L'esordio con la Ferrari in Formula 1 è per l'anno dopo, ma i risultati in pista non sono brillanti. Era più stradista che pilota della Formula 1. La Formula 1 poteva essere ancora un pilota un po' timido ai primi tempi. Nelle gare su strada invece Bandini dà il meglio di sé. È tenace, resistente, regolare. Bellissimo il suo trionfo alla 24 ore di Le Mans, la corsa più estenuante che ci sia. Poi corre la prestigiosa Targa Florio, la corsa più antica del mondo, in coppia con un altro pilota italiano, Nino Vaccarella. Ed è un'altra brillante vittoria. Stupenda, perché una vittoria alla Targa Florio è unica. Anche nei confronti della 24 ore di Le Mans, che magari è più importante sotto il profilo internazionale, perché a Le Mans c'era il mondo, alla Targa Florio un po' meno. E non è finita. Bandini sbanca addirittura Daytona, primo italiano a riuscirci. Le Mans, Targa Florio e Daytona sono tutte corse di grande fascino e Bandini entra nei cuori della gente. Dopo la 24 ore di Le Mans ho vinto la 24 ore di Daytona, sono corse molto dure per macchine e piloti, e quando vinci una di queste corse qui ti senti molto stanco ma anche molto contento. Nel campo dei prototipi se la cavava piuttosto bene, era un fantasioso, sapeva dominarsi in certe cose, nell'esagerare, quindi era un uomo che rendeva la squadra alla fine. In Formula 1 fatica a trovare un posto fisso. La concorrenza è tanta, ma Bandini ha la testa dura. Quando comincia la stagione 1964, una Ferrari è sua. John Surtees è la prima guida, Lorenzo Bandini la seconda. Lui riusciva ad andare molto d'accordo con John Surtees, che è un uomo un po' spigoloso, un ex motociclista, con delle idee molto particolari, quindi, però lui andava d'accordo e anche John lo rispettava molto. Per Bandini il gran giorno arriva al Gran Premio d'Austria, è il 23 agosto. Il circuito di Zeltweg è ricavato dalla pista di un vecchio aeroporto. L'asfalto è in condizioni disastrose e i ritiri si susseguono. Lorenzo Bandini, da meccanico esperto, ascolta bene le vibrazioni della sua Ferrari, la guida con prudenza e la porta al traguardo da trionfatore. Il ragazzino povero di San Cassiano ce l'ha fatta e indossa sorridente una corona più grande di lui. Lei è naturalmente stato soddisfatto di questa corsa? Sono stato molto contento, soprattutto per me, per il commendator Ferrari, per gli ingegneri, per i meccanici, perché avevo bisogno di una vittoria soprattutto di questa importanza. Vinse molto bene, le posso dire che furono molto contenti anche gli avversari, perché Lorenzo spesso aveva fatto delle magnifiche corse e non avevo potuto avere dei risultati, o perché si fermava, o perché c'erano degli altri più fortunati di lui. Dopo la bella vittoria del Gran Premio d'Austria, lei, Bandini, ritiene di modificare la sua tattica di corsa?
Beh, ogni corsa ha la sua tattica, no? La tattica di Monza può essere diversa. E quella dell'Austria era una. Questa è la mia mascotte. E il Piemonte può darsi ce ne sia un altro. Nella classifica finale del Mondiale 64, Bandini ottiene un buon quarto posto. E aiuta il compagno di squadra Surtees a vincere il titolo. Lorenzo ha fatto il suo dovere, l'ha fatto in modo egregio, addirittura al di sopra di ogni aspettativa, perché John Surtees ha vinto il campionato del mondo quell'anno grazie a Lorenzo, anche a se stesso, perché era lassù assieme ai migliori. Chi arrivava vinceva il campionato del mondo per un punto due. Bandini ormai è considerato il miglior pilota italiano, ma alla Ferrari la classe di Surtees gli fa ombra. Per diventare prima guida deve aspettare 1967, una stagione che si apre con i migliori auspici e con un gran premio sulla sua pista preferita, Monte Carlo. La prima gara di campionato del mondo è Monte Carlo, famoso Monte Carlo. Lei ha fatto sempre delle belle corse a Monte Carlo, pensa che anche quest'anno sarà nei primi? Beh, io spero sempre, si spera sempre di essere tra i primi. Quando cominciano le prove, un cupo presagio si impossessa di Margherita, la moglie di Lorenzo. In effetti abbiamo paura. Noi siamo qua per star vicino ai nostri uomini. E per soffocare questa paura cerchiamo di renderci utili e prendiamo i tempi, facciamo i contagiri. Però la paura c'è sempre. E infatti siamo dei personaggi di questa corrida, anche noi. Invece le prove vanno bene e Bandini conquista la prima fila sulla griglia di partenza. L'ottimismo regna sovrano in casa Ferrari. Eravamo tutti convinti che era un gran premio che lo vinceva Bandini. I piloti si preparano, la tensione sale, poi rombano i motori. Bandini parte meglio di tutti e sembra in grado di dominare la gara. Ma già al secondo giro la sfortuna comincia a fare capolino sul circuito di Monte Carlo. Durante il primo giro Brabham sbiella, rompe il motore e perde l'olio in pista. Bandini al secondo giro, non segnalato l'olio, arriva sull'olio di Brabham, della macchina di Brabham, e lì si gira e perde 4-5 posizioni, lì li infilano tutti quelli davanti, e lì comincia il dramma di Bandini. Bandini si lancia in un estenuante inseguimento, da ottavo diventa secondo e si avvicina sempre di più al neozelandese Dennis Hulme, ora in testa. Poi Monte Carlo non era 100 giri e quindi Monte Carlo era una corsa faticosa per i piloti. Ma proprio sul più bello, la Ferrari di Bandini rallenta il ritmo. Nell'abitacolo c'è una quiete preoccupante. Io che facevo certi segni, lui non rispondeva più. Bandini non risponde. Forse perché distratto o forse perché stanco e scoraggiato. Passa un'ultima volta sotto il traguardo, poi comincia l'82esimo.